Partiamo col primo test di stampa ed essendo wifi lo andiamo a lanciare direttamente dal computer. Vado subito ad aprire il progetto che ho scelto per la prima stampa di oggi. Olè! Ed ecco per voi il super kunai di Minato. Come vedete, prima di stampare potete anche selezionare e spostare il kunai all'interno del piatto di stampa, ma non solo, perché potete anche aumentare o diminuire le dimensioni. Se lo volete più piccolo, ad esempio 150 mm, e in automatico ricalcolerà tutte le misure. 3, 2, 1, via! Come prima cosa sta aumentando la temperatura della base, adesso a 50 deve raggiungere 60 gradi e dopo aumenterà la temperatura dell'estrusore da 180 a 220 gradi. Guardate che spettacolo, si vede già la base del kunai. Adesso vi lascio lo speed build e dopo andremo a vedere il risultato finale. Ed eccolo qua, kunai completato. Vado subito a vederlo da vicino. Mamma mia, ho la pelle d'oca. Guardate com'è venuto perfetto in tutti i particolari. E anche la misura e l'impugnatura è veramente comodissima. Provo anche a fare qualche trick. Vediamo se riesco a farlo ruotare. No, guardate che figata. Direi che come prima stampa ci siamo. Stavolta però invece di stamparlo dal computer ho collegato la chiavetta alla stampante e adesso lo andremo a stampare direttamente dallo schermo. 2, 1, via. Guardate, ha già fatto il simbolo di Konoha. Mamma mia, che velocità. Andiamo a vedere dallo schermo. Mancano 13 minuti alla fine della stampa. Vado a rimuovere anche il coprifronte. Guardate quanto è fatto bene, mamma mia, e guardate, è sottilissimo, è veramente perfetto da utilizzare come coprifronte perché è anche molto flessibile. Andiamo a controllare da vicino i buchi laterali, guardate come sono venuti bene. Andiamo a vedere anche qui dall'altra parte e tra l'altro paragonandolo col mio coprifronte direi che le misure sono perfette. Per quanto mi riguarda, sia il kunai che il coprifronte hanno raggiunto pienamente la sufficienza. Oltre al kunai e al coprifronte, per testare in maniera approfondita questa bellissima capè, sono andato a fare altre 5 stampe dove ho stampato con tutti i tipi di filamento, sia il PLA che l'ABS ma anche il TPU, e devo dire che i risultati sono andati oltre le aspettative. La qualità è rimasta molto buona, non ho avuto problemi di adesione e anche la velocità di stampa non ne ha risentito. Ve li faccio vedere da vicino. Guardate che bella questa piramide, questa l'ho fatta col PLA. Tra l'altro mi piace da matti questo colore molto sfumato, un po' cangiante, che cambia colore in base all'inclinazione. Guardate anche la sfera come è venuta perfetta, ci sono veramente pochissime imperfezioni. Questa invece la classica Benchy, guardate anche qua i particolari come sono ben evidenziati, si vedono tutte le decorazioni del tetto, guardate anche il timone come è perfettamente visibile e anche la parte inferiore è veramente di ottimo livello. E come ciliegina finale sono andato a stampare la stessa barchetta ma con 3 filamenti diversi, PLA, TPU e ABS. Guardate che spettacolo, devo dire che sono venute veramente bene. Se devo scegliere tra le tre quella venuta meglio, opto sicuramente per quella in PLA. Una nota di merito: se la prende il filamento in TPU, guardate la differenza di elasticità. Questo è il PLA, se provo a stringere come vedete è molto rigido, non si piega minimamente. Guardate invece il TPU, sembra quasi di gomma, per cui questo materiale è veramente perfetto se dovete fare materiali come cover dei cellulari o tutti quei gadget che non devono risultare rigidi. Se questa recensione vi è piaciuta, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale, qui sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. Prima di salutarvi vi ricordo che se siete interessati a questa bellissima stampante 3D, vi ho lasciato il link diretto per poterla acquistare nella descrizione e nel primo commento di questo video. Dalla super flotta delle Benchy e da Luca Tacchi è tutto, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.